Ciao a tutti, bentornati sul mio canale. Oggi realizziamo insieme uno scialle. Ci tengo a sottolineare che non è uno schema che ho inventato io, ma l'ho trovato sul web e trovate il link nel box informazioni. Per realizzarlo ci serviranno poco più di 100 g di un filato abbastanza sottile, un uncinetto da 3,5 mm e un paio di forbici. Cominciamo facendo, come al solito, il cappietto iniziale. Avviamo 6 catenelle. Filo sull'uncinetto, nella quarta catenella dall'uncinetto devo eseguire un punto alto. Una catenella. Filo sull'uncinetto, salto una catenella, vado in quella successiva, vale a dire la primissima che ho fatto, e faccio un punto alto. Questa, diciamo, è la prima riga. Ora di nuovo facciamo 6 catenelle. Nella quarta catenella dall'uncinetto, come abbiamo fatto prima, devo inserire l'uncinetto ed eseguire un punto alto. Una catenella, di nuovo filo sull'uncinetto, salto una catenella e nella prima delle 6 catenelle che ho fatto devo eseguire un punto alto. Ora dobbiamo collegare questa seconda riga, diciamo, alla prima. In che modo? Spero che si riesca a capire bene. Devo ruotare la riga di sotto in modo tale che il filo iniziale si trovi a destra. E allora qui abbiamo il punto alto, il secondo punto alto, e proprio in questo secondo punto alto devo eseguire un punto bassissimo. Ora devo eseguire 3 catenelle, filo sull'uncinetto, nello spazio tra il punto alto, tra il secondo punto alto e le 3 catenelle, faccio un punto alto. Poi faccio una catenella e vedete che ora ci sono 3 catenelle. Nella prima di queste 3 catenelle inserisco l'uncinetto e faccio un punto alto. Questa è la seconda riga completata. Sembra difficile, ma in realtà è più facile a farsi che a dirsi. Di nuovo facciamo 6 catenelle. Gira il lavoro, filo sull'uncinetto. Come al solito, nella quarta catenella dall'uncinetto inserisco l'uncinetto e faccio un punto alto. Poi faccio una catenella, filo sull'uncinetto, salto una catenella e nella successiva faccio un punto alto. Ora devo collegarmi con la riga precedente. Quindi noi abbiamo il primo punto alto, il secondo punto alto e le 3 catenelle. Nel secondo punto alto inserisco l'uncinetto e faccio un punto bassissimo. 3 catenelle. Filo sull'uncinetto, nello spazio che c'è tra il secondo punto alto e le 3 catenelle, inserisco l'uncinetto e faccio un punto alto. Una catenella, filo sull'uncinetto, inserisco l'uncinetto nella prima delle 3 catenelle e faccio un punto alto. Devo collegarmi anche al gruppo successivo, quindi nello stesso identico modo, nel secondo punto alto faccio un punto bassissimo, poi faccio 3 catenelle, filo sull'uncinetto, nello spazio che c'è tra il secondo punto alto e le 3 catenelle, inserisco l'uncinetto e faccio un punto alto,
una catenella e poi nella prima delle tre catenelle faccio un punto alto. Mi avvicino così potete vedere meglio. Di nuovo 6 catenelle, si comincia sempre nello stesso identico modo, ma lo schema è sempre lo stesso per ogni riga. Una volta capito il meccanismo non vi potete sbagliare. Filo sull'uncinetto e nella quarta catenella dall'uncinetto inserisco l'uncinetto e faccio un punto alto. Una catenella, filo sull'uncinetto, salto una catenella e in quella successiva vado a fare un punto alto. Devo collegarmi ora alla riga precedente ed in particolare al primo gruppo. Quindi noi abbiamo un punto alto, una catenella, il secondo punto alto e poi le 3 catenelle. Nel secondo punto alto faccio un punto bassissimo. 3 catenelle, filo sull'uncinetto. Nello spazio tra il secondo punto alto e le 3 catenelle inserisco l'uncinetto e faccio un punto alto, una catenella. Nella prima delle 3 catenelle faccio un punto alto. Devo collegarmi ora al secondo gruppo. Quindi nel secondo punto alto di questo gruppo inserisco l'uncinetto e faccio un punto bassissimo. 3 catenelle, filo sull'uncinetto, nello spazio tra il secondo punto alto e le 3 catenelle faccio un punto alto, una catenella, filo sull'uncinetto, vado nella prima delle 3 catenelle e faccio un punto alto. Infine devo collegarmi al terzo gruppo e quindi come al solito ho punto alto, catenella, secondo punto alto e le 3 catenelle. Nel secondo punto alto inserisco l'uncinetto e faccio un punto bassissimo. 3 catenelle, filo sull'uncinetto, nello spazio tra il secondo punto alto e le 3 catenelle faccio un punto alto, poi faccio una catenella e nella prima delle 3 catenelle faccio un punto alto. Questo è lo schema che devo andare a ripetere fino a raggiungere la grandezza dello scialle o della sciarpa che desiderate. Raggiunta la grandezza desiderata, ci dobbiamo occupare dell'ultima riga. E allora facciamo 4 catenelle. Nella seconda catenella dall'uncinetto faccio un punto basso, una catenella, filo sull'uncinetto, salto una catenella e nella catenella successiva faccio un punto alto. Ora, come al solito, qui abbiamo punto alto, secondo punto alto e 3 catenelle. Nel secondo punto alto inserisco l'uncinetto e faccio un punto bassissimo. Una catenella, nello spazio tra il secondo punto alto e le 3 catenelle inserisco l'uncinetto e faccio un punto basso. Una catenella, filo sull'uncinetto, nella prima delle 3 catenelle faccio un punto alto. Vado nel gruppo successivo e faccio un punto bassissimo come al solito nel secondo punto alto. Una catenella, nello spazio tra il secondo punto alto e le 3 catenelle faccio un punto basso. Una catenella, filo sull'uncinetto, nella prima delle 3 catenelle faccio un punto alto. Vado nel gruppo successivo e come al solito abbiamo punto alto, secondo punto alto, 3 catenelle. Nel secondo punto alto faccio un punto bassissimo.
una catenella. Nello spazio tra il secondo punto alto e le 3 catenelle inserisco l'uncinetto e faccio un punto basso. Una catenella, filo sull'uncinetto, nella prima delle 3 catenelle faccio un punto alto. Vado nel gruppo successivo e nel secondo punto alto inserisco l'uncinetto e faccio un punto bassissimo. Una catenella, nello spazio tra il secondo punto alto e le 3 catenelle faccio un punto basso. Una catenella, filo sull'uncinetto, nella prima delle 3 catenelle faccio un punto alto. Proseguo secondo questo schema fino alla fine della riga. Terminata anche questa riga, ora dobbiamo lavorare tutto il bordo. Faccio una catenella e ruoto il lavoro in modo tale da lavorare tutto il lato fino al vertice successivo, che poi è la punta proprio dello scialle. E allora proprio devo, questa è la parte che abbiamo già lavorato, ora dobbiamo occuparci di questo lato che va verso la punta dello scialle. E allora dobbiamo lavorare 2 punti bassi in ogni spazio di 3 catenelle. Vedete, io salto questi 2 punti, vado nello spazio di 3 catenelle. Inserisco l'uncinetto e faccio 2 punti bassi. Di nuovo salto 2 punti, voi li riconoscete perché sono proprio 2 punti, e facciamo 2 punti bassi nello spazio successivo. Vado nello spazio successivo e faccio 2 punti bassi, sempre saltando i 2 punti vado nello spazio successivo e faccio 2 punti bassi. Proseguo in questo modo fino alla fine del lato, dobbiamo arrivare al vertice successivo. Terminato anche questo lato, mi ritrovo praticamente al vertice, cioè laddove abbiamo iniziato, tant'è vero che qui c'è il filo del cappietto iniziale. Ho fatto gli ultimi 2 punti bassi, salto i 2 punti come al solito e qui abbiamo lo spazio in cui faccio 2 punti bassi. Poi nella primissima catenella che noi abbiamo lavorato, quella vedete che è proprio quella, la prima dove c'è il filo del cappietto iniziale. In questa primissima catenella inserisco l'uncinetto e faccio un punto basso. E ora proseguo facendo l'altro lato nello stesso identico modo fino a raggiungere l'altro vertice del triangolo. Vi consiglio di lavorare i punti bassi inserendo il filo del cappietto iniziale, così già lo affrancate e state tranquille. Quindi cominciamo facendo nello spazio sottostante i primi 2 punti bassi. Quindi abbiamo 2 punti bassi, il punto basso nel vertice e poi altri 2 punti bassi. Salto i 2 punti alti. Vado nello spazio successivo e faccio 2 punti bassi. Salto i 2 punti alti e vado nello spazio successivo facendo 2 punti bassi. Salto i 2 punti, vado nello spazio successivo e faccio i 2 punti bassi. Cioè devo seguire lo stesso schema che ho seguito per il lato precedente. Proseguo in questo modo fino alla fine del lato. Terminati anche gli ultimi 2 punti bassi, chiudo facendo un punto bassissimo all'interno del primo punto che troviamo sulla sinistra. 3 catenelle che sostituiscono il primo punto alto. Giro il lavoro e ora dobbiamo lavorare il lato raggiungendo poi il vertice successivo.
cioè il vertice proprio del triangolo. Faccio altre 3 catenelle e nello stesso punto di base faccio un altro punto alto. Quindi è come se noi avessimo punto alto, 3 catenelle, punto alto. Filo sull'uncinetto, salto 3 punti di base. Vado nel quarto punto e faccio un punto alto, 2 catenelle e sempre nello stesso punto di base un altro punto alto. Filo sull'uncinetto, salto 2 punti di base. Nel terzo punto inserisco l'uncinetto ed eseguo un punto alto, 2 catenelle e un altro punto alto. Di nuovo filo sull'uncinetto, salto 2 punti di base e nel terzo punto faccio un punto alto, 2 catenelle, un punto alto. Proseguo secondo questo schema fino a raggiungere il vertice successivo. Completato il lato, io salto 2 punti. Il terzo punto mi viene proprio esattamente il punto di vertice. Se a voi non viene così, non vi preoccupate. Comunque dovete fare nel punto di vertice, dovete fare un punto alto, 2 catenelle, punto alto. Quindi anche se l'avete fatto secondo, ecco, nell'alternanza due punti, salto 2 punti nel terzo lavoro, anche se appunto non mantenete questa alternanza, non vi preoccupate, l'importante è che nel punto di vertice voi fate punto alto, 2 catenelle, punto alto. Ora proseguiamo facendo l'altro lato nello stesso identico modo, quindi saltate 2 punti e nel terzo lavorate un punto alto, 2 catenelle, un punto alto. Vedete, io salto 2 punti di base e poi nel terzo punto vado a fare un punto alto, 2 catenelle e un punto alto. Quindi l'importante è che anche se completando il lato non mi viene esattamente l'alternanza alla fine del lato, non mi preoccupate, l'importante è che nella punta dello scialle voi comunque lavoriate il motivetto punto alto, 2 catenelle, punto alto. Completato anche questo lato, salto 3 punti e faccio nel quarto punto lavoro un punto alto, 3 catenelle e un punto alto. L'ultimo punto in realtà non è un punto, è la catenella con la quale inizialmente avevo girato il lavoro, quindi non va lavorata. Ora faccio 3 catenelle, giro il lavoro. Filo sull'uncinetto, nello spazio di 3 catenelle faccio 2 punti alti. Due catenelle, di nuovo filo sull'uncinetto, vado nello spazio di 2 catenelle successivo, le 2 catenelle tra i 2 punti alti, e faccio anche qui 2 punti alti e 2 catenelle. Filo sull'uncinetto, vado nello spazio di 2 catenelle successivo e faccio 2 punti alti. 2 catenelle e ripeto questo schema. Nello spazio di 2 catenelle faccio 2 punti alti e 2 catenelle. Proseguo secondo questo schema fino al vertice. Arrivati al vertice di questo triangolo scialle,
Dove ci sono le due catenelle, punto alto, due catenelle, punto alto, io devo lavorare 5 punti alti. Quindi non 2, ma 5 punti alti. Come al solito, 2 catenelle e riprendo il solito schema per completare questo lato. Quindi in ogni spazio di 2 catenelle devo fare 2 punti alti, 2 catenelle e mi sposto nello spazio successivo sempre di 2 catenelle e faccio i 2 punti alti. Due catenelle e ripeto questo schema per tutto il lato. Ci vediamo direttamente alla fine di questo lato per fare l'ultimo giro. Arrivati alla fine di questo lato, abbiamo punto alto 3 catenelle e un punto alto che è sostituito da 3 catenelle. Quindi faccio intanto 2 punti alti. Il terzo punto alto devo farlo nella terza delle 3 catenelle sostitutive del punto alto. Conto le 3 catenelle e faccio un punto alto. A questo punto faccio una catenella e giro il lavoro. Dobbiamo fare l'ultimo giro lavorando come al solito un lato del triangolo, quindi andando verso il vertice dello scialle. Allora, noi qui abbiamo 2 punti alti, inserisco l'uncinetto nel primo e faccio un punto bassissimo. 3 catenelle. Nel punto successivo, nel punto alto successivo faccio un punto bassissimo. Ora 2 catenelle. Vado nel primo dei 2 punti alti successivi, inserisco l'uncinetto nel primo dei 2 punti alti e faccio un punto bassissimo. 3 catenelle. Punto alto successivo, inserisco l'uncinetto e faccio un punto bassissimo. 2 catenelle. Vado nel punto alto successivo e faccio un punto bassissimo. 3 catenelle. Punto alto successivo, faccio un punto bassissimo. Ora 2 catenelle. Vado negli altri 2 punti alti e nel primo inserisco l'uncinetto e faccio un punto bassissimo, 3 catenelle e nel punto successivo faccio un punto bassissimo. 2 catenelle. Ripeto questo schema fino a raggiungere il vertice. Arrivati dove abbiamo fatto i 5 punti alti, faccio un punto bassissimo nel primo punto alto, 3 catenelle, un punto bassissimo nel secondo punto alto, 3 catenelle, un punto bassissimo nel terzo punto alto, e altre 3 catenelle, un punto bassissimo nel punto alto successivo, che sarebbe il quarto, e ora faccio 2 catenelle e vado a ripetere lo schema eseguito nel lato precedente. Quindi noi qui abbiamo 2 punti alti e faccio un punto bassissimo nel primo, 3 catenelle e un punto bassissimo nel secondo punto alto. 2 catenelle, vado dove ho fatto i 2 punti alti e faccio nel primo un punto bassissimo,
3 catenelle e un altro punto bassissimo nel secondo, 2 catenelle e ripeto questo schema per tutto il lato. Ci vediamo direttamente alla fine. Alla fine faccio le 2 catenelle nel primo, qui abbiamo noi 3 punti alti, nel primo punto alto faccio un punto bassissimo, 3 catenelle, nel secondo punto alto faccio un punto bassissimo e un altro punto bassissimo lo faccio nella terza delle 3 catenelle che sostituiscono il terzo punto alto. Ora faccio 2 catenelle, taglio il filo in eccesso, tiro fuori l'uncinetto e stringo. Questo filo ovviamente poi andrà nascosto tra le maglie. Questo è il lavoro terminato. Io spero che il video vi sia piaciuto e noi ci vediamo alla prossima. Vi ricordo di iscrivervi al canale. Un abbraccio, ciao!